E amici, buonasera a tutti e benvenuti un'altra volta qui su Tele7 Sun. Siamo pronti per regalarvi un'altra serata ricca di musica, ricca di sorprese e soprattutto con un ospite veramente eccezionale. Allora, tanta musica, iniziate però a condividere la diretta. Quindi condividete la diretta, vi ricordo che siamo su Tele7 Sun e questa puntata andrà in replica sul digitale terrestre. Domenica alle ore 17, quindi per tutti gli amici di Studio Live, tutte le domeniche alle ore 17. Domenica sera l'appuntamento con Casa Capuano, non perdetelo perché alle 20 la musica popolare del liscio è con noi. Con noi però qua questa sera abbiamo un ospite veramente spettacolare che lo vado subito a presentare, Marianna. Ciao Ciao a Marianna. tutti! Come Ciao, stai? ciao, Tutto ciao bene? Stefano, ciao a tutti! Bene, bene. Voi come state? Tutto bene? Beh, tutto bene, tutto bene. Siamo già qui pronti e già iniziano ad arrivare le prime. Guarda, tanti collegamenti perché sarà una puntata dedicata alla tua musica. Per me è un grande piacere e onore averti qui. Perché? Ora ti spiego perché Wow, io. grazie, grazie, mi fa molto piacere, grazie mille. Ti spiego perché io ogni domenica, non so se tu sai, conduco una trasmissione di musica popolare che si chiama Casa Capuano. Purtroppo in questo periodo sono stato un po' richiuso in casa e quindi l'ho trasmessa da casa e la più gettonata sei tu. Come mai? No! Come mai la più Sì, no, non gettonata? ti preoccupare, qua c'è gente che va, gente Non che c'è, va, che guarda, via, che è arriva, che uguale. torna, che... Anche a Casa Capano, anche qua, guarda, c'è gente che. Eccomi qua, vedi, anch'io ti faccio vedere, c'è gente che va e che Oh, viene. adesso ti vedo. Mi metto Ciao! qui, abbiamo Ciao! anche con noi Chicco e Rosetta e Mimmo collegati perché anche loro fanno parte di Casa Capano. Hai avuto modo di seguire Ciao! Marianna? Ciao! Marianna, hai avuto Sì. modo di seguire Casa Capano? Ti è capitato, magari qualcuno ci hai mai seguito? Qualche volta sì, ogni E questo tanto. ogni tanto, dai, ci fa piacere. Intanto sono tanti che si collegano, andiamo a leggere i messaggi. Magari se Rosetta e Chicco li ho assunti lì per leggere i messaggi che arrivano, magari qualche volta, ogni tanto andiamo Specialmente da a. quando mi hai scritto, mi ricordo che mi hai scritto qualche tempo fa, insomma, per Ti ricordo. sapere, anche per sapere alcune cose, per vedere, insomma, Sì, per è un vedere, grande insomma. piacere. Allora, io volevo iniziare. Parliamo un po' delle tue origini. Vuoi parlare o andiamo già subito con la musica? Ok, Vuoi tu, guarda, io vedi tu. hai Vedi tempo. tu cos'è, se hai delle domande da farmi, vai a... Allora, partiamo un po' dalle tue origini artistiche. Quando hai iniziato a interessarti appunto della musica? E come è partito il tuo percorso artistico? Il mio percorso artistico è partito da piccola. Mia madre era una che con le materie artistiche ci viaggiava proprio bene e quindi mi ha fatto partire con la danza, beh, prima di tutto, poi vabbè, con la musica, il conservatorio, il pianoforte e poi dopo mi sa che, non so, non mi ricordo precisamente l'età, ho cominciato a fare i concorsi di canto molto presto. Ma il canto è stata proprio l'ultima cosa, perché ero talmente concentrata ad altre cose e con altre cose tipo la danza, e poi il pianoforte, mia mamma era invasatissima con questo pianoforte e quindi il canto è partito dopo che hanno cominciato gli altri a dire ma che bella voce che ha tua figlia, ma che bella voce che ha tua figlia, che io sono partita cantando le canzoni di Cristina D'Avena Wow! e basta. E E poi quindi. da lì abbiamo iniziato a interessarci anche al canto. Dopo ho cominciato a fare i miei concorsi, poi vabbè, concorsi ovviamente tipo locali, no? Ne ho fatto qualcuno importante, tipo Sanremo Giovani, che avevo fatto anche una settimana a Sanremo. E poi arriva il grande E successo, E il poi, grande vabbè, poi successo. niente, ho fatto un po' di scuola di canto, ovviamente, poi ho iniziato a fare scuola di canto, dopo che ho appreso, insomma, che avrei potuto intraprendere questa carriera, ho iniziato anche a studiare canto e dopodiché, vabbè, è capitata l'occasione di farlo per professione e ho iniziato, insomma, mi sono lanciata.
Io intanto stavo già leggendo i messaggi che ci stanno arrivando. Allora, leggiamo qualcuno. Abbiamo qualche Rosetta, Chicco, qualche messaggio? Me le leggete? Allora, Mariano Martinetto dice un caro saluto e abbraccio a Marianna da Mariano e Donatella da Torino. Grazie, lui Bene. è il mio assicuratore di fiducia. Mariano Ah, Martinetto. bene, ma continuano a Donatella, arrivare. ciao ragazzi. Allora, io farei una cosa, ho tantissime domande da farti. Io lascerei un attimo lo spazio alla musica, alla tua voce, con questa canzone, Penna Nera. Vuoi parlarmi, come mai nasce Penna Nera? E Penna Nera è nata ormai quasi 8 anni fa. 8 anni fa è nata che un giorno eravamo in vacanza in montagna e io ho fatto 3 giorni di febbre e quindi Beppe Carnevale, no, che lui adora sciare, ovviamente andare a sciare da solo non è che gli interessasse molto. E Dove sei quindi andata a stavamo sciare? In Valle d'Aosta sei venuta, immagino. Madonna di Campiglio, no, eravamo alla Madonna di Ah, Campiglio in quell'occasione, sì. ok. Ma io Beh, adoro sei la mai. Val d'Aosta. Sì, sei stata recentemente ospite qui in una nostra serata proprio a Seven Sun al Palais, giusto, se non erro? Sì, esatto. A me piace molto la Val d'Aosta, l'adoro. Però beh, in C'eravamo anche quell'occasione noi. eravamo Madonna di Campiglio e io ho fatto 3 giorni d'albergo con la febbre e allora lui ha cominciato a venire l'ispirazione, le sai, le montagne, tutto, gli alpini, quello che è. Poi ovviamente gli alpini in modo particolare perché mio nonno era un alpino e quindi parlando ovviamente avevo già detto che comunque avevo mio nonno che era nel corpo degli alpini, eccetera, eccetera, e poi mi ha fatto questo regalo che ha proprio fatto nascere questo testo. Che il testo appunto è di Beppe Carnevale, ha fatto nascere questo testo bellissimo che è stato facilissimo da musicare perché era proprio messo giù benissimo, no? Già la prima senza star lì. E quindi poi abbiamo musicato e poi è nata Penna Nera, che sapevo che era un pezzo che avrebbe pian pianino fatto la sua strada. E poi si è fatto largo, insomma, tra i vari Coriana degli Alpini, nelle adunate, quando fanno le adunate nazionali, ovviamente cantano Penna Nera, oltre a tutti i canti degli Alpini, però adesso conoscono anche Penna Nera e poi mi mandano tutti i video. In tutte le adunate che ho seguito in questi anni, è nata Penna Nera e hanno sempre cantato Penna Nera. E poi Bene, una allora. volta mi ricordo che quando c'è stata la adunata ad Asti, ero andata a cantare proprio io lì di persona, Penna Nera. Ottimo, allora io ti lascio con. Allora, ascoltiamo questa canzone e poi ritorniamo da te perché ho tantissime domande da farti questa sera. Per tuo nome la brigata ti ha.
posso stringi a te quel tuo nipote che saluta con la mano guardandomi nel blu. Porti un cappello e una penna nera, ti rivedo io dentro al vino. Porti a casa un ricordo lasciando qui il tuo cuore, per tuo nome la brigata ti ama Complimenti, bellissima questa canzone, molto molto bella. E beh, eh sì. Cos'è per te la musica, Marianna? Dopo... La musica, ci sono cresciuta, per me è importantissima, e mi dà gioia e praticamente io appena mi sveglio già intono delle canzoni, quindi è tantissimo, tutta la musica. Tutta sono tante persone che ti stanno scrivendo e ci stanno seguendo su Gossip News Italia. Ricordiamo al nostro pubblico che siamo anche su Gossip News Italia. L'appuntamento è tutte le domeniche sul canale 178 di Studio Live alle ore 20:30. Questa domenica alle 17 con Marianna Lanteri con Teresa Vincent, sempre sul canale 178. Allora, Marianna, volevo chiederti un'altra cosa. Cosa ti ha spinto a fare la cantante? Perché non basta solo la passione. Ma allora, da piccola, e qui c'è un via vai, c'è sempre un via vai in casa nostra. Vai tranquilla, tranquilla, sei con fai. E praticamente, no, da piccola, vabbè, io ero piccola, giustamente, ho iniziato a cantare, come ti dicevo prima, no, le persone mi sentivano cantare e hanno iniziato a dire a mia mamma, ma che bella voce che ha questa tua figlia, che bella voce che ha questa bambina, e allora ha cominciato un po' a farci caso, queste cose qua, e poi ha incominciato lei a spingermi a cantare, perché sennò ho iniziato comunque... A ballare, per me il mio sogno era diventare una ballerina. Ah, sì, quindi... una ballerina, esatto. E proprio una ballerina, ma proprio ballerina, cioè io sognavo di andare proprio alla Scala a fare ballerina di danza classica. E ciao Ludovico, lo mi può salutare? Ciao, arriva. Dai, basta, non farle facce. Non ti vediamo più. E quindi, sì. Ah, ok. E quindi ha cominciato lei a spingermi a cantare, eccetera, eccetera. Dopodiché, vabbè, sono partita io, perché poi ho cominciato a prendere passione. E poi è uscita la Pausini. E da quando è uscita la Pausini, per me, boh, basta. È nato quel mito che mi ha proprio dato la spinta per buttarmi insomma nel mondo del canto. Mi senti? Sì, adesso ti sento meglio, perché andava e veniva la voce. Adesso ti sentiamo. Allora, invece, ti volevo chiedere un'altra cosa. Tra le tue partecipazioni e esperienze che hai fatto nel tuo percorso artistico, qual è che ti è rimasta? Qual è che ti è, ricordi con più soddisfazione, diciamo così? Ma
Ma tantissime. È difficile questa, eh? Sì, perché poi sono tanti anni, cioè sono 21 anni e ne ho fatti 13 con Bagutti. Quest'anno a marzo sono 10 anni col mio gruppo, sono 20, quasi 23 anni ormai. 23 anni, quindi cioè, ricordarsele tutte è anche difficile. Per noi c'era sempre, insomma, mi ricordo che quando sono entrata con Bagutti, diciamo che la serata clou, dove c'era anche la diretta radiofonica, era lo studio Z, diciamo, era proprio la serata classica, dove quando si andava lì c'era bisogno prepararsi tipo un mese prima, no? E un mese prima, nonostante suonassimo tutte le sere, no, bisognava fare un mese di prove per andare lì. Perché era proprio l'evento, no? Dove comunque ti ascoltavano via radio, dove. E mi E ricordo come che. infatti, parlando di appunto di Radio Z, di cos'è, come è cambiato, come si è andata a cambiarsi la musica popolare italiana nell'arco del tempo, secondo te? In che senso cambiare? E nel senso, come si Per, è ma evoluta? cioè, come lo cioè, nel senso, com'è collegato con lo studio Z? No, intendevo nel corso Cosa degli intendi? anni. Nel corso degli anni, com'è cambiata secondo Ah, te la beh, nel musica corso degli popolare? anni la musica popolare piace sempre. Ovvio che il nostro pubblico. Allora, al nostro pubblico piace la musica popolare, comunque apprezza ancora le musiche, le canzoni popolari, perché quando mi vedo anch'io, quando abbiamo alcuni brani popolari, ma intendo anche melodiche, canzoni melodiche, ovvio che per allargare lo spazio e andare a prendere anche un'altra fascia di pubblico, ovviamente è cambiato un po' il repertorio, no? Si è rinfrescato questo repertorio e siamo andati a cercare un altro stile di musica anche per andare ad abbracciare altre fasce di età. Però comunque il nostro pubblico apprezza che comunque anche loro, anche insomma, queste nuove fasce di età che siamo andati a cercare apprezzano queste che però ti identificano anche loro, insomma, con questi ognuno col proprio genere, quindi apprezzano la musica. Ogni tanto sparisci, ogni tanto ti vedo, ogni Sì, tanto ti vedo più. facciamo. Vai tranquilla, noi E ti quindi vediamo. È cambiato un po', poi sono tutte le mode, no? Man mano che nasce una moda, boh, ti dietro e poi cambia di Invece, nuovo e poi va così. salutiamo gli amici che si collegano da casa, quindi Adele, poi Carlotta, ce ne sono veramente Grazie. tanti. Felice Toscano, ciao, ci saluta Franca e tantissimi. Allora, se volete fare qualche domanda, Marianna è qui, fategliela pure. Rosetta, hai qualche messaggio? Rosetta, Chicco, Mimmo. Sì, ce n'è più di uno. Leggiamone Sì, uno, poi andiamo. allora, Elisa De Maria ti scrive: Ciao Mary, sono Elisa e vi seguo da Alba, Cuneo. Un grande abbraccio. Ah, bene. grazie Alba. Mi piace Invece. tantissimo Alba. Saluto tutti gli amici di Alba che ho fatto veramente dei mesi a fare avanti e indietro perché vado a visitare, mi piace. Proprio là che mi piace molto. Allora, Mariana, io ti lascio con un altro tuo brano fantastico, La Playa del Sol. Vuoi parlarcene Sol. di questo brano? Ma la Playa del Sol è appunto uno di questi cambi un po' di generi musicali che abbiamo voluto insomma inserire mi sembra nel mio ultimo disco, perché appunto quello che dovrebbe essere il mio ultimo disco non è ancora uscito, quindi il mio ultimo disco si intitola Un mondo a colori. E noi siamo molto affezionati a questa canzone tua, Mondo a colori, Sì, perché sì, sì. è richiestissima, veramente. Allora andiamo con La Playa del Sole e poi Grazie. ritorniamo con tantissime domande, E preparati. l'abbiamo girato. Sopra questa spiaggia
già sotto questo sole non mi diverto più. Cuore alla deriva, qui non c'è più vita perché non ci sei tu. No, non è più scuse, io ti sto aspettando, presto vieni da me. Un cielo azzurro intenso, il mare senza fine, son qui solo per te. Questa notte lo so che io non dormirò, sola sotto le stelle, io non resisterò, no, non ce la farò, ho bisogno di te. Alla playa del sol, esperandoti amor, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Alla playa del sol, esperandoti amor, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Sai, ogni giorno qui c'è una festa che non finisce mai. Presto vieni amore, presto vieni amore, non ci pensare più. Qui la gente è sorridente e ti innamorerai. Noi staremo insieme respirando un sogno che non svanisce mai. Alla playa del sol, alla playa del sol, alla playa del sol. Alla playa del sol, alla playa del sol, alla playa del sol. Fino all'alba che ti travolgerà. So che già lo senti come brucia il cuore se stai vicino a me. Nudi sulla sabbia, bello da far rabbia, voglio soltanto te. Questa notte lo so che io non dormirò, arrivando alle stelle, tu non resisterai, no, non ce la farai, abbracciato con me. Alla playa del sol, esperandoti amor, vente para acá, vente para acá, vente para acá. A la playa del sol, esperando de amor. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Sai, ogni giorno qui c'è una festa che non finisce mai. Presto vieni amore, non ci pensare più. Sai, qui la gente è sorridente e ti innamorerà. Staremo insieme respirando un sogno che non svanisce mai. Alla playa del sol, alla playa del sol, alla playa del sol. Alla playa del sol, alla playa del sol, alla playa del sol. Alla playa del sol, alla playa del sol, alla playa del sol. Alla playa del sol, alla playa del sol. Alla playa del sol. Marianna Lanteri collegata qui con noi su Rete 7 Sun. Allora, stavo dicendo che l'abbiamo girato su una bella spiaggia, questo video. L'avete girato su una bella spiaggia, quale spiaggia? È una bella spiaggia tropicale, non si può dire. Diciamo che ci hai fatti scatenare tutti, vedevo anche Chicco e Rosetta lì e anche Mimmo, dov'è? Mimmo, ciao Mimmo. No, ma io non vedevo la mia inquadratura lì. Ecco, allora Mimmo, io so che tu so che tu volevi fare una domanda specifica alla nostra Marianna. Volevo chiedere qual era una sua canzone che... Marianna, ti do del tu, dai. Qual è una tua canzone che ti ha portato tanto a successo, una tua canzone, un tuo cavallo di battaglia, diciamo? È stata L'appuntamento, poi è arrivata Penna Nera. Gondola veneziana, vabbè, dai, ce ne sono un po'. Qual è la canzone che sei legata di più? No, adesso diciamo che non ce n'è una in particolare, perché man mano che noi creiamo un disco, cioè dentro ci mettiamo tutte canzoni che ci possono rappresentare o che magari possano raccontare qualcosa, quindi ogni canzone si lega un po' al personaggio, no? Allora, Felice Toscano ci saluta dalla Sardegna, saluta tutti gli amici di 7 Sun, un abbraccio e un grande saluto da Porto San Femio. Ok, Fabrizio, poi
Carmine saluta Marianna, salutiamo anche noi Francesca che ci segue sempre. Tantissime Grazie, grazie. siete tantissimi complimenti e vogliamo anche qualche domanda per la nostra Marianna. Allora, io cosa ti posso Fatemi chiedere? domande, mi raccomando, sono qui e rispondo. Rispondiamo. Allora, come Mariana, come ti immagini questa ripartenza? Qualora quando arriverà? Come Questa è te la proprio una immagini? bella domanda. Guarda, tu sai che io faccio parte, sono vicepresidente della OBIS, Unione Orchestre Ballo Italiano Spettacolo. Sì, La vuoi parlarne conosci, no? poi? Come associazione. Sì, vuoi Associazione di parlarcene poi categoria della, dopo. esatto, della quale io sono vicepresidente e quindi abbiamo voluto appunto far nascere questa associazione per, diciamo, far conoscere il nostro mondo che prima non era conosciuto. E per fare in maniera di riuscire ad organizzare una ripartenza, perché diciamo che il nostro mondo, il nostro settore, la nostra categoria sono quelle meno probabilmente in questo momento, meno considerate. Ti E interrompo, scusa, perché c'è un messaggio che diciamo. devo assolutamente leggere, perché mi hanno detto che devo leggerlo. Michela Cordisco scrive: Brava, mia mamma ti adora tantissimo. Quindi, e poi Franca vuole Gondola Grazie, Veneziana, un saluto grazie. da Aosta. Quindi, scusami se ti ho interrotto, dovevo mandarlo perché sennò la regia mi No, 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 sgridava. assolutamente, ci mancherebbe, ben volentieri. Grazie mille, grazie, grazie. E quindi, cioè, col direttivo ci teniamo sempre in contatto, parliamo della partenza. È anche vero che noi abbiamo ipotizzato una ripartenza, una data di ripartenza, ovvio che l'abbiamo presentata, ora dovrà essere discussa e tutto quello che gli va dietro. E diciamo che non è facile immaginare insomma come sarà la ripartenza e soprattutto quando ripartiremo e come ripartiremo, perché i locali, vabbè, a parte innanzitutto io mi augurerei che la partenza fosse il prima possibile, però sappiamo tutti e possiamo immaginare tutti che non può essere il prima possibile. Allora noi tutti del settore ci auguriamo che possa ripartire da quest'estate, almeno. Perché almeno insomma si riparte e dopo si va avanti. Anche perché penso proprio che i locali dovessero ripartire anche a marzo, aprile. Io non penso che aprano a marzo, aprile, almeno non tutti i locali. Quelli che hanno la Certo. possibilità di avere l'estivo e di poter lavorare anche d'estate, ok, riapriranno, ma quelli che comunque lavorano solo d'inverno, non penso che riapriranno per 2 mesi. Ipoteticamente, cioè sto ipotizzando. Certo. Vaglia la Quindi è linea? tutti del Ok. direttivo, noi tutti del direttivo parliamo, ci confrontiamo, diciamo ognuno la propria idea, ovviamente mandiamo le nostre comunicazioni a chi deve valutarle, però come è stato finora, purtroppo alla fine dei conti non siamo noi che decidiamo e quindi ci resta difficile. Ci resta veramente difficile perché anche tutte le attività normali, tutte le altre attività, cioè 2 giorni riescono ad aprire, gli altri 2 giorni devono stare chiusi. Cioè c'è una confusione tale, no? Che non si riesce, non si riesce. Cioè gli altri, quelli che riescono, quelli a cui è stata data la possibilità di continuare a fare il proprio mestiere, vanno avanti così come riescono, un giorno in un modo, un giorno in un altro, poi un giorno chiudono, l'altro giorno riaprono. Noi ci è stata proprio preclusa questa possibilità e quindi adesso a E con distanza la di vostra un associazione cosa chiedete, proprio ben specifico? anno. In che se no, beh, noi innanzitutto abbiamo cercato noi la ripartenza, abbiamo cercato innanzitutto la ripartenza e ovviamente non è stato possibile. Non siamo scesi in piazza, anche se siamo stati solidali a chi è sceso in piazza, però abbiamo cercato ovviamente attraverso conoscenze politiche, attraverso comunicati stampa, ci siamo riuniti a Milano
parecchie volte, ci siamo riuniti, si potrebbe dire per deliberare, vabbè dai, sdrammatizziamo un po'. E poi abbiamo cercato di seguire le pratiche burocratiche attraverso appunto degli addetti ai lavori che sanno come fare per far avere anche, diciamo, dei soldini anche Certo. perché tanti nostri colleghi, tanti di noi, tanti, tutti, cioè, che è un paio che siamo a casa dal lavoro, e chi lo faceva di professione, ma anche chi lo faceva come secondo lavoro, comunque non è facile perché ci sono persone che secondo me sono realmente in difficoltà. E il governo, ovviamente, come vedi, non è che sta lì a guardare le minime cose, se non ti fai giustizia tu, non te la fa mica nessuno. Quindi noi come associazione abbiamo cercato di parlare a nome di tutti quelli del nostro settore, l'abbiamo costituita apposta per questo motivo qua, per cercare di far arrivare qualche soldino anche, visto che ci è stata preclusa appunto la possibilità di lavorare in ogni modo, perché prima ci siamo arrangiati anche con qualche pomeriggio, come volevano loro, concerti, eccetera, eccetera, poi alla fine sono arrivati a chiudere proprio anche quello, quindi boh. Cosa fai? E quindi come associazione vai a cercare la possibilità di aiutare tutti gli addetti ai lavori, quelli del nostro settore. Sono tanti che ti scrivono e leggiamoli un po'. Salutiamo Gianna, poi salutiamo Rosetta Chicco. Mi leggete qualche Sì. messaggio? Perché io. Sì. Va bene. Allora. Michela, saluti da Felice. Poi abbiamo Maria Assunta e Daniele dalla Cala. Vabbè, sono i miei genitori, possiamo dirlo. Ah, ok. Ciao, È di Gianna. parte, è di parte. Però abbiamo anche una domanda che ho appena letto e visto che sentivano dei bimbi, mi dicono, ma hai una famiglia? C'è chi non sa che... vero? Hanno scritto, hai una Sì, ma hai famiglia? una famiglia? Sì, ho Vogliono una sapere... bambina. Ah, Ho una quanti bambina anni? di 5 anni, quasi 6, perché a marzo ne fa 6. Ah, bene. Ah. Io l'avevo già vista nelle tue foto perché sono andato a curiosare prima, un po' ti ho curiosato, diciamo. Allora, vai Rosette Chicco, volevate aggiungere qualcos'altro? Sì, poi Michela Cordisco dice: bravissima, mia mamma ti adora. Poi. Saluti da Palma Donato, Francesca Grazie. Zamboni, Beatrice Rita dice ciao Marianna. Ce Ah, ne sono un ciao, sacco. grazie. Quindi ce n'è un sacco e noi continuiamo con... No, continuiamo con la musica. Guarda, io andrei, visto che abbiamo parlato prima dell'appuntamento, andrei con questo brano, sei d'accordo? Molto d'accordo, questo è stato il mio primo brano. Andiamo, ascoltiamo. Il brano che ha dato il titolo al mio primo disco, quindi è importantissimo. L'appuntamento. Ti aspetto con l'ansia che ho dentro. Non mi importa se non siamo più giovani, ma siamo nonni. Nella vita si può amare adesso come a 20 anni. E io amo te e voglio rivivere l'appuntamento che ci ha fatto incontrare. Un fiore per te, che hai diviso l'amore con me in ogni momento, per tutta la vita al mio fianco stasera per noi. C'è l'appuntamento
la mano accarezzo il mio viso segnato dal tempo. Questa sera ho messo il vestito che a te piace tanto. Questa sera voglio rivivere il nostro incontro. E ora sei qui, ti stringo la mano e ancora una volta io dico a te quanto ti amo. Un fiore per te, che hai diviso l'amore con me in ogni momento, per tutta la vita al mio fianco. Stasera per noi c'è l'appuntamento che ormai ha unito due cuori che uno spettacolo, questo brano, come tutti i tuoi brani. Complimenti sempre. E grazie, allora, grazie. Rosetta, so che stanno arrivando tanti, tanti messaggi. Vai. Allora, ci siete? Sì, mi senti? Vi sento. Eccomi qua. Okay. Allora, Lucia Torrente dice: grande Marianna. Poi Mariano Martinetto dice un bellissimo brano l'appuntamento, poi bellissima canzone, Viola D'Urso ha scritto tantissimo qui e dice ciao Marianna, sono la Viola di Alba Adriatica, hai visto? Come stai? Tutto ok? Complimenti, e un abbraccio e un bacio dall'Abruzzo. Poi Ezio Marani dice ciao Marianna. Marani, ciao Marani, Ezio, sì. Ciao Lina. Poi Pino Diretta, sì. Abbiamo tanti, okay. Tanti, buona serata. Poi abbiamo anche una richiesta che ci vedo, se non erro, prendimi questo brano, che ci richiedono questo brano. Rosetta e Chicco, voi che siete lì e leggete solo messaggi, volete fare una domanda alla nostra Marianna? Io sì, volevo fare una domanda. Oh, ecco, allora, vai. Occhio, il rapporto lavorativo. Il rapporto lavorativo, sì, influisce sul rapporto di coppia? Perché appunto tu ora ti, perché lavorate. Rosetta, no, guarda, sono praticamente, scusa se ti interrompo, scusami se anni. Marianna, scusa, sì, se ti interrompo, lo sai perché ti ha fatto questa domanda quel lazzarone lì? Perché lui è un fisarmonicista, lei canta e sono una coppia anche loro, allora hai capito perché vogliono sapere, sono una coppia fresca, una coppia fresca. Riesco a dividere anche troppo la vita sentimentale privata dal lavoro, cioè nel senso che, cioè, come posso spiegarmi? Perché le cose bisogna vivere, anche le persone bisogna viverle. Comunque sono praticamente 17 anni che lavoriamo assieme e adesso diventa lunga da spiegare, perché comunque 17 anni che proprio lavoriamo assieme e stiamo assieme. E quindi diciamo, poi abbiamo messo insieme l'attività, insomma, beh, ovviamente non è che possiamo dire che siamo la coppia che non litiga mai, cioè litighiamo anche noi, certo. Si capisce che litighiamo anche noi, magari a volte quando siamo stanchi anche per delle cavolate, perché a volte magari uno è stanco, l'altro pure, e magari ti attacchi a delle cavolate, no? Però beh, le cose si superano, no? Si superano, si va avanti, però il lavoro, io secondo me
diciamo che ci siamo abituati già da quando eravamo dipendenti, che abbiamo rischiato di perdere il posto di lavoro, ma senza aver fatto niente, solamente per il fatto che avevano saputo che stavamo assieme. Già quello era un incentivo. Poi alla fine, sì, no, diciamo che c'è Avete stata sta. capito, Rosetta e Chicco? Avete capito cosa vi sta Sì. dicendo? C'è stato questo campanello d'allarme, questo rischio, però ovviamente poi il nostro ex datore di lavoro, essendo una persona matura e responsabile, ha valutato prima di prendere delle decisioni, ha visto che comunque ci siamo sempre comportati bene, abbiamo sempre fatto il nostro lavoro e quindi noi siamo cresciuti con questa. Siamo andati avanti con questa Mentalità. maniera, cioè dritti per la propria strada, il lavoro è lavoro, la vita privata poi si svolge in un altro ambito, in un altro orario, insomma, della giornata. Quindi siamo andati avanti così, siamo proprio nati, cresciuti così e anche adesso che siamo in proprio, che comunque lavoriamo sempre insieme, che abbiamo un'attività insieme, comunque riusciamo a gestire tipo i sentimenti personali da quelli lavorativi, diciamo, Lavorativo. abbastanza bene per ora, non ci lamentiamo. Poi, nella vita non si sa mai, però ripeto, non è che siamo la coppia che non litiga mai, cioè litighiamo anche noi perché E è Rosetta Chicco normale, invece giusto? sono Cioè, che birichini, visto monotonia, che se non litigassimo mai sarebbe una monotonia, che pizza, è veramente. vero, Chicco e Rosetta, visto che avete queste domande un po' che volete sapere per voi, più che per Marianne, sono curiosi. Avete qualche altra domanda? Io farei questa tua. Ah, Sì, guarda, te le sono diciamo. preparate, hai visto? Se le sono preparate. Io farei questa qui, vuol dire che se ne sono tutte ben scritte. Lo Quale? so, vabbè, Quale? questa è un po' più Esattamente, poi in uno se le generale. dimentica, è giusto? No, poi ci sono tanti Allora, argomenti che poi. Marianna, ti devo svelare una cosa. Rosetta è una cantante e lo sai qual è la sua. A chi, se, chi, si, chi è la sua amante, la sua cantante prediletta? Sei tu, perché lei si. Ma Cioè, dai! sì, fa, in serata fa tutte le tue canzoni. Allora, per quello l'ho voluta fortemente qui. Ho detto Grazie questa sera. Rosetta, grazie, grazie, mi fa piacere. È vero, sì, io amo le tue canzoni, praticamente le canto quasi tutte in serata. Cioè. Mi fa Chicco e Rosetta, piacere, ti ringrazio. che canzone, che domanda volete fare oltre che canzone? Poi andiamo con la canzone perché ci richiedono un altro brano. Ti hanno mandato in Vabbè, una tilt. domanda. Mi No, hanno mandato. un po' più generica. Diciamo, abbandoneresti l'Italia per vivere un'esperienza musicale all'estero? Ah, interessante Sì. questa. Sì. Sì. Abbandonare. In che senso abbandonare? È vero, questo abbandono. Per un lungo periodo. No, diciamo, comunque per un lungo periodo, ecco. Lasciare il tuo pubblico qui per un periodo. Beh, adesso è una parola brutta, lasciare proprio il tuo pubblico Sì, qua, nel senso sì. che comunque per un periodo, beh, comunque sono tutte esperienze. Le esperienze quando Certo. capitano, secondo me, vanno fatte, perché come dice il proverbio, ogni lasciata è persa. Poi magari ti penti, poi hai il rimorso per tutta la vita, magari era un'esperienza che avresti voluto fare, ma il pubblico comunque ormai con i social, con le televisioni, con i Ti canali, con tutto quello segue, che c'è, certo. insomma. Il pubblico ti continua a seguire. Ho tante persone che mi seguono dal Canada. Siamo stati per 3 anni di fila in Canada perché ci sono tanti italiani a Toronto e noi siamo andati lì alle cascate del Niagara, lì al casinò a lavorare. E quindi dal Canada ci seguono, sono tutti italiani, e anche dalla Romania, dal Belgio addirittura. Ci sono comunque, probabilmente ci sono degli italiani che sono là e seguono. Adesso. Per dire, mi capitasse sì di fare qualche esperienza, ma come abbiamo già fatto, adesso proprio abbandonare Però è un parolone perché. Ma. Non allora, so, però delle volte magari ti capita. Poi questo lockdown, diciamo, ci ha che dato un po' la testa. non ha influito molto bene nella nostra psiche. Diciamo che comunque le idee strane nella testa A parte di lockdown, se ci ti sono. interrompo, scusa, come l'hai trascorso questo
questi mesi un po' di reclusura, come Allora, il tutti. primo mese siamo stati a Torino, a casa dei genitori del mio compagno, e ci mi sono data alle Che pulizie di salutiamo e lo casa. ringraziamo perché ti abbiamo rubato, ti abbiamo rubato questa sera. No, vabbè, scherzo. Guarda, è là che si sta guardando il Trono di Spade. Vabbè. E quindi il primo mese ci siamo date, almeno io alle pulizie di casa e ai dolci, perché a me piace fare i dolci. E quindi mi sono data alla cucina, ma in quel caso lì, no? Dei dolci, perché mi piace, facevo delle grandissime teglie di tiramisù e di dolci vari. E poi nel primo mese che siamo stati a Torino, che abbiamo fatto questa manovra apposta di stare a Torino, perché la sala di registrazione dove io ho registrato il mio nuovo disco, che poi ovviamente col nostro editore avrei dovuto farlo uscire ad aprile, maggio scorso. Poi, quando abbiamo visto che comunque non ci sarebbe stata la ripartenza, l'abbiamo parlato con l'editore e abbiamo deciso, insomma, di non farlo uscire, anche perché sarebbe stato inutile, non facendo una serata. E quindi, sperando che le cose vadano meglio, lo faremo uscire per la primavera prossima, questa che sarà per arrivare. Quindi abbiamo approfittato di stare questo mese a Torino, dal mese di marzo, dai primi di marzo ai primi di aprile, per finire il disco. E io di lì ho finito il disco, poi siamo tornati, insomma, nella nostra residenza a Piacenza. E poi da lì ci siamo dati ai lavori di casa a Piacenza, ovviamente, perché tanto non è che ci fosse tanto di più da fare Marianna, diversamente. ci richiedono questo brano, prendimi, e noi dobbiamo prendere al volo subito questa Vai, poi richiesta e lo prenditi, mandiamo. prendi. Stupirci per la neve.
mondo a colori, perdonami, ho sbagliato. Avevo Non ti lanciato un preoccupare. brano per l'altro, quindi scusami tanto perché c'è arrivato molte richieste. Prendimi un mondo a colori, quindi un mondo a colori l'abbiamo mandato e prendimi, lo prendiamo tra pochissimo. Sono tanti messaggi che arrivano, sono tanti messaggi che arrivano e ti ringraziamo noi per esserti collegata con noi. Domani ricordiamo al nostro pubblico di Tele7 Sun e Studio Live l'appuntamento ogni domenica alle 20:30 sul canale 178 in tutto il Nord Italia. Domani avremo Filippo Nardi in collegamento su Teresa Mensan, quindi collegatevi con noi. Noi però continuiamo ancora un pochettino. O devi scappare subitissimo? Possiamo ancora due o tre domande? Ti lasciamo. Sì, Ok, certo. bene. Avete qualche chicco e rosetta? Qualche domanda? Che Vai, vi ho Rosè. viste. Sì, certo. Me la sono Allora, appuntata. sono tremendi, loro. Vai, vai. che consiglieresti ad un giovane che vorrebbe affrontare il tuo stesso percorso? Sempre per lei, sempre per lei, questa domanda è sempre per Vabbè. lei. Ma in che senso è per lei questa domanda? Perché? Vai Rosetta, vai. No, cosa consiglieresti ai giovani, ecco, che vogliono iniziare un percorso magari come il tuo, ecco? Si mette le mani Allora, aspetta, io adoro io adoro la musica, adoro cantare, adoro, non lo so, in questo momento è difficile dare dei consigli, ma non perché voglio Perché? essere pessimista, No, ma ma è giù. Dacci perché un tuo pensiero, perché in molti ce lo stanno scrivendo, sai, in queste puntate, sì. in queste molte orchestre, molti ci stanno comunque scrivendo, quindi da un artista come te è sempre, cioè, un consiglio. Dici il tuo pensiero, ci interessa. Ma io dico sempre di non perdere mai la voglia di fare. Se uno ha la passione, in ogni caso deve studiare, deve proseguire sempre. Ripeto, adesso non è una questione né di ottimismo né di pessimismo, è che siamo in una fase, secondo me, diciamo transitoria e di cambio, perché poi quando si ripartirà, come abbiamo detto prima, non sappiamo come si ripartirà. Noi siamo ottimisti perché vogliamo essere veramente ottimisti e vogliamo proprio pensare, no, che quando ci sarà la ripartenza, la gente possa avere talmente voglia di uscire e andarsi a divertire, no? Da rompere tutti gli schemi, cioè nel senso di andare, di divertirsi. Ovvio che nella realtà, cioè, non siamo dei ragazzini, quindi possiamo anche immaginare, quindi, cioè, nel senso io dico sempre di studiare, uno ha la passione per qualsiasi strumento, anche per cantare, cioè, per me, io stessa continuo sempre a studiare. Io Se non non mi sono mai fossi fermata. una cantante, cosa saresti? Te la metto così. Cosa ti piacerebbe? Cosa ti piacerebbe? Allora, se non fossi una Guarda, oggi cantante. ti mettiamo in difficoltà. Allora, se non fossi una cantante, se non avessi fatto Saresti? la cantante, beh, principalmente da piccolina avrei voluto fare la ballerina. Ora come ora, però, vabbè, la mia età, confido che, siccome ho già visto che ci sono delle caratteristiche in mia figlia che potrebbero avvicinarsi a questo mondo, a me piacerebbe, beh, in questo caso io confido che farò fare un corso a lei più che altro, però un'amica ha detto, mi piacerebbe fare l'attrice. L'attrice, perché non so come, ma sai che ti ho detto che questo lockdown è stato un po' un po' pazzerello per tutti, quindi per dire, cioè io ora come ora guardo i film in un altro modo, non li guardo più con la cosa di guardare solo il film, ma guardo gli attori, guardo come recitano, guardo il modo, guardo le espressioni, guardo qualsiasi tipo di cosa.
Per cui, cioè, perché non hanno ancora aperto le scuole, altrimenti sarei già C'è iscritta. No, Graziella ragazzi, che le c'è passioni sono Grazie. passioni, quindi visto che parliamo di ottimismo e di dare degli incoraggiamenti ai ragazzi, comunque sia, dico sempre, se tu hai una passione la devi seguire. Io non ho mai smesso di studiare, anche se non so come sarà la ripartenza. Quindi in ogni caso la passione bisogna sempre mantenerla, perché ti dà quello spirito, quell'entusiasmo e quella voglia di fare. Poi, insomma, sarà. Marianna, sei favolosa, ci scrive Luana, poi abbiamo Graziella che ti saluta, Graziella d'Aosta, poi abbiamo Margherita, abbiamo tantissimi messaggi per te. Ci dicono anche, vediamo, ci manchi tanto, un abbraccio da Lucia. E allora, visto che manca, noi ti Grazie. vogliamo però invece sentire sempre, quindi andiamo con Marianna Lanteri, un altro brano, è questo qui, eh. Prendimi! Segreto che ti voglio, sei sempre stato nei pensieri miei, notti senza sonno, accarezzando il sogno di vivere un momento insieme a te. Quello che io sento nel profondo, vorrei che diventasse poesia. Toccasse il cuore con ogni suo dolore, al punto che vorrai soltanto. Il cuore con ogni suo dolore, al punto che vorrai soltanto me. Io lo so che non è certo facile che tu ti possa accorgere di me. Lasciami provare, di me ti puoi fidare, devi lasciarti andare, niente più. Questo pezzo è bellissimo, 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 bellissimo questo pezzo, Marianna.
Grazie. Vedevo Chicco, Rosetta che erano già nel loro mondo. Ho visto. Hai visto? Erano già nel loro mondo. Invece, la famiglia, guarda, andiamo un po' invece a salutare. Wow, sono tantissimi, è difficile veramente leggerli tutti. Ciao Marianna, speriamo di vederci presto dalla Spezia. Sono Grazie, tanti, speriamo. tanti. Speriamo sì. E invece i tuoi genitori come l'hanno presa? Nel senso, quando hai detto voglio fare la cantante, loro erano d'accordo, cosa ti hanno dato? Cosa ti hanno Sì, detto? mia mamma sì, era d'accordo. E non sognava altro. Sì, Sì, erano d'accordo. È stata un po' dura perché essendo figlia unica, cioè, il distacco, insomma, non è stato facile, però comunque ha accettato. E i lati positivi e negativi del tuo lavoro? Non diciamo del cantante, ma diciamo proprio del tuo lavoro, perché se diciamo un'orchestra comune, ma proprio essendo così appunto gettonata, io lo vedo perché ti ripeto, ogni domenica nella trasmissione che conduco sul digitale terrestre Casa Capano, veramente Marianna è in classifica tra i brani più richiesti, quindi dammi Ma lati due lati. negativi, sai, quando sei appassionato e cerchi sempre di trasformare quelli che possono sembrare lati negativi e li trasformi sempre in lati positivi, o perlomeno ti scivolano, non li vedi, non te ne accorgi o li lasci andare, insomma, cioè sono cose di passaggio che poi alla fine quello che conta è stare lì, è il pubblico, è comunque essere apprezzata, trasmettere qualcosa, sapere che comunque hai trasmesso e che a quelli che ti hanno ascoltato è rimasto qualcosa della tua voce e di quello che canti, delle parole, di come ti esprimi. Questo, insomma. Allora, siamo quasi giunti alla conclusione, è stato bellissimo chiacchierare con te questa sera. Rosetta, Chico, volevate dire, avevate qualche altra domanda da fare o andiamo subito con un altro Io brano? sì, io ho una Poi chiediamo anche domanda. a casa, chiedo a casa gli amici se vogliono fare qualche altra domanda. La nostra Marianna è ancora per pochi minuti qua, poi la dobbiamo lasciare perché immagino che Una ha molte cose da fare. curiosità, come sei entrata a far parte dell'orchestra Babutti? Allora, far parte dell'orchestra Vagutti è Che comunque stata proprio non credo che sia l'occasione, così sai quel semplice. treno che passa e che non devi lasciare andare via? Perché no, nel senso che l'ho conosciuti al mio paese, in Liguria, erano venuti lì a suonare in una festa, poi da lì, ma io quella sera lì non li ho neanche, cioè, beh, no, lì diciamo, l'avevo notati perché poi mi ricordo che a fine serata avevo comprato i DVD, tutti i DVD e tutte le cassette CD, no, i CD forse non c'erano, non mi ricordo nemmeno, e avevo comprato insomma tutto, no, i DVD, le videocassette. Sì, adesso ormai siamo talmente proiettati nelle nuove cose che non mi ricordo neanche più quelle vecchie. Comunque erano le videocassette, le avevo comprate tutte e ho iniziato. Poi a casa le ho messe, no? Perché con mia madre andavamo a ballare, quindi non è che seguissi un'orchestra in particolare. Seguivo varie orchestre, ma perché mi piaceva ballare con gli amici, con mia madre, così sì, ci divertivamo così a ballare, no? Perché a me piace ballare. E quindi boh, cioè, ho conosciuto l'orchestra e poi ho cominciato a seguirli. Poi nel frattempo ho preso la patente. No, forse ce l'avevo già la patente. Aspetta, perché è difficile collegare tutto. No, avevo già la patente e so che ho cominciato a fare un po' di chilometri con quella macchina. Infatti, poi l'ho anche fusa. Beh, insomma, che dopo alla fine, probabilmente, siccome stava a casa la cantante prima di me, praticamente gli aveva detto a Baguti che voleva stare a casa e quindi qualcuno dei musicisti deve avergli fatto il mio nome, ma io più che altro uno, perché avevo solo confidenza con il pianista Marco Ponginebbi. Lo Ah. conoscete? Sì.
Allora, è conosciuto. molto. Allora, io volevo. Ok, e quindi probabilmente devi avergli dato il mio contatto e dopo lui un giorno mi chiama a casa. So che mia madre, mi ricordo sempre che per un pelo mi sviene davanti agli occhi, è arrivata con sto telefono in mano. Ah, Cimagotti, Cimagotti! Cimagotti al telefono! E insomma che da lì è partito poi tutto. Vabbè, C'è sì. Rosanna Di Quelle cose Marco che che succedono, sai? ti devo interrompere un secondo perché c'è Rosanna Di Marco che ci scrive: Ciao Marianna, sei bellissima, mi puoi salutare che ti seguo sempre in diretta, ti abbraccio. Ciao carissima. Rosanna. Ciao Ok, Rosanna, poi un bacione. un saluto anche a Adele e dice che bellissime canzoni. Allora io vorrei quindi mandare un'altra tua Grazie. canzone. Te la faccio scegliere a te, Qual se è? sei d'accordo. Io mi piace molto una cover che ho sentito e ho mandato parecchie volte in onda nel nostro programma, Adagio, oppure Mano nella mano. O per l'eternità, c'è anche questo duetto che è bellissimo. Quale dei tre mandiamo? Dimmi tu. Da casa, quale volete? Perché qui mi. L'eternità, dai, per Perché? l'eternità se non ti dispiace. Sì, perché mi stanno chiedendo tantissimi brani, allora li faccio scegliere a te, così nessuno si arrabbia. Che Allora è andiamo un per. bellissimo duetto che ho fatto insieme a mio collega, beh, Renzo Biondi, che sicuramente conoscete, Certo. ed è stato un duetto bello e importante, insomma, quindi, beh, quello lì, dai, manda quello lì. Per L'eternità. l'eternità. Di te, di tutto quel che sei, della serenità che tu mi hai regalato. Di te, dei giorni che mi dai, dell'elettricità che metti in ogni bacio. Io vorrei trattenere gelosamente, sai, ogni sensazione, ogni attimo che è stato e che sarà di noi. È per l'eternità che io ti voglio. Saremo noi, ancora noi.
sì, noi per l'eternità vorremmo sentire questa splendida voce, veramente, complimenti sempre. Marianna, ci senti? Sei collegata? Sei collegata? Ti sentiamo? Abbiamo perso Marianna. Abbiamo perso Marianna, ma eccoci qui. Intanto che si ecco qua. Abbiamo perso Marianna, noi comunque volevamo far ascoltare un altro pezzettino. Eccola qua, è arrivata Marianna, eccola qui. Ogni tanto sparisco. Eccoti qui, ti vediamo, è che sparisci qualche volta, ma ritorni sempre qui. Allora, noi ti salutiamo perché immagino che avrai veramente, ci hai dato più di quello il tempo a disposizione. Noi dovevamo chiudere, ma abbiamo chiesto e siamo andati avanti perché veramente sono l'apprezzamento del pubblico per la tua persona è immenso e quindi noi è il dovere che ci ha richiesto. La carta vincente del tuo successo, qual è? Mamma, che domande! Queste domande sono tremende. Non lo so, non lo so. Ma lì è il pubblico che decide come portare a successo una persona. Cioè, probabilmente ogni artista ha la propria caratteristica. Adesso dirti la carta precisa, se vogliamo parlare di successo. Non lo saprei, cioè, boh, uno cerca di dare il meglio di se stesso e dopo è ovviamente sempre il pubblico che decide le Cioè, leggiamo qualche domande. messaggio. Aiuto. Ci richiedono altri brani, ma purtroppo ne andiamo ancora con uno perché Marianna è stata fin troppo gentile. Grazie Marianna per la bellissima serata, grazie a Teresa Vincent, per l'eternità l'abbiamo messa. Quindi Rosetta e Chicco, ultimissima domanda perché poi dopo salutiamo la nostra Domande Marianna. facili, mi E... raccomando. Domanda... Fatemi delle domande facili. Cosa stai preparando Ma adesso? non so, ma vai di. Siamo proprio curiosi, siamo proprio curiosi. La prossima volta si Fai accetterai. Non penso che paura, accetterai. aiuto. Non penso che accetterai più, mi sa, dopo tutte queste domande. Siamo molto. Siamo come. Come si dice? Nei paeselli. Allora, Rosetta e Chicco, avete Dai, qualche cosa ti auguri per il futuro? domanda? No, sempre domande sacche, sì. Beh, innanzitutto mi auguro di riprendere, mi riprendere a cantare perché se devo dire la vera sincerità è che non ero preparata, non ero preparata, beh, a smettere così di punto in bianco, così capisco che magari sappiamo che è una cosa temporanea, però insomma così. Questo blocco è stato un po' drammatico. E quindi la prima cosa che mi auguro è di riprendere a cantare, perché mi piace e perché è una cosa che ho sempre voluto fare e che voglio ancora fare per un po' di anni. Invece, Marianna, quello che noi ci auguriamo veramente è quello che noi adesso trasmettiamo tutti in streaming a causa del Covid, è quello di ritornare nel nostro studio e di dedicare una puntata veramente Sì, ospitarti esatto, con la ci famiglia, ti arrivavo. regaliamo un weekend in Valle d'Aosta e tu ci regali una puntata qui da noi nel nostro studio. Quello che noi ci Esatto, auguriamo. appunto, poi ci sarei arrivata a questo. E poi ovviamente mi auguro di tornare ad avere l'attivo con la gente, tutti, perché conosciamo tanta gente in tutte le parti d'Italia e poi ovviamente di tornare ad avere i rapporti che adesso ci sono stati, insomma, un po', come si dice, adesso non mi viene il termine Proibiti. giusto, proibiti, ecco, questi rapporti diretti con le persone che conosciamo, quindi insomma, andare ad avere la vita, a vivere, insomma. Quindi queste cose, insomma, ci auguriamo. Penso che come me le auguro io, se le augurino tutti quanti, chi insomma è stato bloccato per mesi come noi. Bene, Mariana, allora mando l'ultimo pezzo e ci salutiamo, va bene? Mano nella Va mano, bene. adagio. Faccio scegliere sempre a te perché qui mi arrivano tante richieste, tipo, cioè. Ma adagio che
che video avete? Quel video è quello del quinto anno? Abbiamo adagio, ora ti dico, che ti dico subito qua, chiedo alla regia, Marianna Lanteri Show, mi dicono. Ah, ecco, oh, sì, dai, manda quello allora, mi piace. Mandiamo quello? Ok. Sì, va bene. Arriva, arriva. Ma bellissima, bellissima interpretazione anche questa. Va, ci hai regalato una serata veramente strepitosa.
Grazie, grazie. Ti ringraziamo per Questo era questo. tratto dalla mia serata, dalla serata che ho fatto per festeggiare il 5º anno di Est. È stata una serata un po' particolare, è stato uno, insomma, dei brani con La cui prossima volta, ballo, con i il prossimo ballerini. anniversario, inviterai anche Casa Capanno e verremo noi con le telecamere, ok? Riprendere. Mi raccomando. Fantastico, fare fatto, a fare Bene, fatto. allora ringrazio Mimmo, Chicco e Rosetta che si sono collegati con me anche loro da casa e soprattutto noi ringraziamo te per la tua gentilezza e per veramente averci regalato questa un'ora e mezza di compagnia, perché stavo guardando l'ora, è un'ora e mezza no, ed è volata, non ce ne siamo neanche accorti. Basta dirti Grazie, grazie a te grazie. Stefano e grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, che ti seguono e che ci seguono sempre. Grazie. Sempre. Ricordiamo l'appuntamento tutte le domeniche alle ore 20:30 sul canale 178 di Studio Live, Telesem Vensan, mettete un like su Telesem Vensan Gossip News Italia e l'appuntamento alle 17 con Telesem Vensan tutte le domeniche sul canale 178. Bene, adesso direi che ci salutiamo, io anticipo l'ospite di domani e quindi ti ringrazio Marianna, anticipiamo l'ospite di domani. Grazie Domani in colle Stefano. Grazie a te, domani in collegamento con noi ci sarà lui, ve lo ricordate, adesso Filippo Nardi. Dove sono le sigarette? Mi senti? Ok, adesso mi trovi un motivo o qualcuno che viene qua adesso a darmi un motivo per rimanere qua. Così Quindi sono l'appuntamento in diretta su Telesem San domani, cioè, con Filippo Nardi e tantissimi altri ospiti. Grazie ancora Marianna per veramente averci regalato questa serata. Ti mandiamo un grande abbraccio. Grazie, un bacione a tutti, un Grazie. bacione a te e un bacione a tutti voi. Grazie. Ciao. Sigla.